Buonasera, bentrovati. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il Valtellina Festival Le Altre Note, rassegna di musica da camera in programma dal 1 agosto all'8 di settembre. Ideatori, promotori, organizzatori, fratelli Parrino, a cui do il benvenuto. Tra di noi Francesco, buonasera. Buonasera. E Stefano, Buonasera. bentornato. Grazie mille. Siamo alla nona edizione. Siamo alla nona edizione ed è bellissimo poter dire che abbiamo un trascorso, che siamo riusciti a far vivere quest'idea e questo sogno per 8 edizioni e quindi la nona. La cosa bella, tutto sommato, è anche vedere quanto la Valtellina ha accolto e in che maniera ha accolto questo evento che è iniziato in sordina con 4 concerti il primo anno per poi svilupparsi fino agli attuali 36, 37 eventi. Quanto è cambiata la vostra vita da allora ad oggi? Partiamo Perché, dalle vacanze? insomma, non dimentichiamo che prima che ideatori, autori, eccetera, siete due musicisti, quindi. È cambiata tanto la vita perché chiaramente Francesco e io siamo musicisti, questo significa che comunque continuiamo a fare il nostro mestiere. Lo facciamo nell'ambito del posto di lavoro che ricopriamo nel conservatorio dove siamo, lo facciamo attraverso i nostri concerti, lo facciamo attraverso il nostro tempo di studio che durante il corso di questi 9 anni si è via via sottigliato sempre di più, lasciando una serie di incombenze anche non particolarmente facili da gestire nella nostra vita personale e privata. Quindi quando io prima ho fatto la battuta sulle vacanze, questo è il primo impatto diretto è stato il fatto che negli ultimi 9 anni noi abbiamo dedicato veramente tutta l'estate a questo progetto, non solo in termini artistici, quindi la programmazione, la direzione, anche in termini pratici, quindi diciamo lo stare sul luogo, cercare di seguire tutti i concerti, cercare di accompagnare tutti gli artisti e chiaramente non solo i mesi estivi sono stati impegnativi, quindi le nostre vacanze sono dedicate in qualche modo a questo progetto, a quest'idea, ma anche il fatto che durante il corso dell'anno, appena finisce un festival, tutto lo staff delle Altre Note si rimette subito in cammino con una programmazione che deve corrispondere a un anticipo incredibile, cioè noi dobbiamo anticipare quello che sarà il festival successivo. Non è facile armonizzare tanti eventi, non è facile armonizzare tante teste, non è facile avere tante interlocuzioni. È ancora più difficile riuscire poi a progettare quelli che sono gli eventi futuri del festival con un largo anticipo, con una serie, con un pool di artisti e con uno staff sempre straordinariamente coeso. Quindi diciamo che il tempo passa velocemente con le Altre Note. Certo, immagino Francesco, ma quando vi rimettete all'opera per organizzare l'edizione successiva siete più stanchi o più carichi da quello che avete appena vissuto? Ma è difficile dire perché è un continuo, ma stavo pensando mentre ascoltavo Stefano parlare che di fatto io Stefano e qualcun altro sappiamo già i temi dei prossimi due festival, quindi stiamo già pensando a quello. Quindi ovvio che ci diamo una serie di priorità, adesso la nostra vita è quest'anno incentrata su questa edizione, l'edizione 2018, ma quando per riposarci pensiamo già alle prossime. Alle Quindi prossime non edizioni. c'è mai veramente un momento di tranquillità. È una La creatura quiete non che. arriva. No, meno male, tutto No, non sommato arriva. significa che siamo Certo. attivi e siamo ancora arzilli. Certo, sempre dentro la tempesta. Sì, Assolutamente. assolutamente. E, come sono stati questi 9 anni per te, Francesco? Bellissimi, sofferti, gioiosi, creativi, stimolanti. Da un punto di Quindi. vista personale, da un punto di vista artistico, credo vi sia stato un grande cambiamento anche. Dal punto di vista artistico, diciamo, ovviamente nella nostra figura c'è la vita professionale, la vita organizzativa e quindi pubblica dal punto di vista organizzatore si fondono in qualche maniera, non possiamo pretendere di scinderci. E quindi la crescita da un punto di vista professionale ha dei risvolti sull'organizzatore. La crescita come organizzatore ha dei risvolti sul professionista e sul personale. Quindi io penso, non saprei
analizzare e dire questo è il Francesco Parrino privato, questo è il Francesco Parrino musicista, sono un tutt'uno. E sono contento perché io penso di aver imparato tantissimo, cioè penso che il mio bagaglio di conoscenze in 9 anni sia decisamente superiore. Notoriamente gli artisti si dedicano a loro stessi, invece voi vi siete dovuti occupare anche degli altri, quindi questo mi permette di dare e anche di ricevere, penso. Sì, è vero, io dico sempre ai miei allievi, non, perché è un, diciamo, un lascito culturale che mi è arrivato dai miei insegnanti, che il momento in cui l'artista va sul palcoscenico, l'ego deve avere il sopravvento, là sei tu, fine. È un atto, paradossalmente, per paradosso, essere egoista in quel momento è un atto di altruismo. Quello che riscontro, stando dall'altra parte, quindi dalla parte dell'organizzatore, è che è esattamente l'opposto, è speculare. L'atto di altruismo che tu compi nel tirare su una cosa in cui non, alcune volte sei direttamente partecipe come un artista, ma molte volte no, è un atto egoistico, nel senso che quello che hai da guadagnare ascoltando dei colleghi fantastici o vedendo i ragazzi che sorridono, non ha prezzo. Oppure ascoltando i feedback del pubblico, no? Abbiamo veramente un sacco di persone che anche durante l'anno ci scrivono email, ci raccontano, vorrebbero, insomma, vorrebbero essere sempre aggiornati su tutto. Ovviamente non possiamo farlo perché sennò veramente la vita privata, già che è abbastanza risicato il tempo che dedichiamo, certo, finisce. Ma ecco, questa è qualche cosa che riempie il cuore, che ti rende felice, che poi ti rende probabilmente anche un miglior artista, un miglior organizzatore. Certo, il vantaggio del vostro mondo è quello di essere una famiglia di musicisti, nel DNA della vostra famiglia c'è la musica, per cui comunque siete uniti da questo punto di vista, no? Da questo punto sempre di vista, viaggiate sì. Insieme. Beh, non sempre, però nel 90% dei casi i concerti che facciamo Francesco e io hanno a che fare con concerti nostri, con tour, con masterclass che facciamo insieme, come in Portogallo, in Spagna, oppure in concerti che abbiamo con altri ensemble, dei quali però facciamo parte tutti e due, quindi le previsioni di concerti, oppure concerti che abbiamo tenuto in Sud America, piuttosto che in Russia, piuttosto che in altri posti. Chiaramente questo ci fa piacere, perché sia il rapporto con il proprio fratello è fondamentale, anche se alle volte è chiaramente non facile, devo dire che... Quindi litigate ogni tanto? Assolutamente, ma credo che sia sano, cioè, deve essere così, se no... Vi criticate? Da morire. No. Ecco, ma adesso avete scatenato la mia curiosità, no? Quanti viaggi hai fatto quest'anno, allora, Stefano? Con lui ne abbiamo fatti parecchi, però io personalmente per il mio lavoro, per la sede nella quale insegno, per altre cose che ho, perché chiaramente quando Francesco parlava prima di vita privata, di vita professionale, di vita con le altre note, che sono tre vite che sembrerebbero un po' in contrasto tra di loro, e che le altre note sono un progetto e un sogno che abbiamo portato avanti con tanta fatica e tantissimo impegno personale. La nostra vita professionale come insegnanti, quindi l'aspetto istituzionale al servizio del nostro Stato, è un'altra cosa che chiaramente comprende una bella fetta del nostro tempo settimanale. Poi c'è la nostra vita artistica, che non è poca e che può essere in duo piuttosto che in singoli. Ora avete però una base che è Milano. Sì, giusto? Sì, quello ormai da tempo è Milano. Però se noi facciamo un calcolo di voli, io personalmente, facendo un calcolo, ho fatto che da ottobre sono 156 voli, una cosa di questo genere. Quindi più o meno un volo ogni 2 giorni. Ogni 2 giorni. Sì. E quindi quanti concerti hai fatto quest'anno? Tanti. No, quest'anno devo dire che sono troppi addirittura. No? Sì. Non so quanti quantificati, però penso che saremo su l'ordine 45, 40. Cioè, di cosa vai più fiero, più orgoglioso, più soddisfatto? Vado molto fiero dei miei allievi. Paradossalmente non dei miei concerti, i miei concerti sono la mia cosa personale. Quando io parlo invece di un orgoglio è come essere papà, io sono molto fiero della mia classe del Conservatorio di Messina e sono molto orgoglioso di alcuni elementi. Sono molto felice di aver avuto in classe tanti ragazzi stranieri quest'anno, e questo per me è un orgoglio, perché vedere che c'è un mondo in Italia culturale che attrae ancora
studenti dall'estero, pensare a ragazzi croati piuttosto che sudamericani, piuttosto che spagnoli, questo per me è un orgoglio. Significa avere puntato nella giusta direzione. Poi le istituzioni, certo, lo Stato ha, come noi sappiamo, ha dei limiti, perché noi siamo lo Stato, quindi significa che così come il singolo può fare la differenza, perché il singolo fa la differenza, così l'istituzione dovrebbe fare la differenza. E chi è l'istituzione? Tanti singoli. Ora, il mio essere singolo, a differenza di un altro singolo, potrebbe essere un contrasto. Ahimè, in queste cose l'istituzione dovrebbe tenere conto di quello che è il benessere poi del nostro servizio. Significa, io per chi sto lavorando? Per chi lavoro? Io lavoro per il mio paese. E quindi se io, Stefano Parrino, riesco a essere alfiere della mia istituzione, che in questo momento... Ambassador. Bisogna essere ambasciatori della nostra Italia. Io credo che questo abbia un giusto valore. Poi bisogna stare attenti sotto un'altra ottica. Adesso noi sappiamo tutti quanti che cos'è l'effetto Erasmus, no? Sappiamo che c'è questo bellissimo aspetto dell'Erasmus. L'Erasmus parte da un presupposto, che siano i ragazzi a cercare l'Europa, o meglio a trovarla, attraverso tanti benefici che ne possono scaturire, quindi la conoscenza di un'altra lingua, la conoscenza di un'altra cultura. Quello che io, per esempio, guardo con una leggera differenza è se l'Erasmus deve essere utile ai docenti. Io questo lo vedo con una leggera differenza, perché penso che uno studente debba poter puntare un Erasmus con una persona, con un artista di sua fiducia, o che conosce, o che è già, tra virgolette, conosciuto nel suo ambito culturale, ma che forse non sia giusto da parte del singolo, esempio, docente, piuttosto che usare l'Erasmus per farsi conoscere all'estero, nel senso che dovrebbero essere dei canali diversi, cioè l'Erasmus deve essere, secondo me, più puntato per i ragazzi. Così come le altre note è un evento decisamente, soprattutto nell'ambito della masterclass, dedicato all'istituzione di una nuova classe musicale, quindi i ragazzi che vengono da noi e che possano scoprire l'Italia, in questo caso nella masterclass La Val di Dentro, come punto, tra virgolette, di partenza per uno scambio etico sull'ambito culturale. Quindi viva l'Italia da questo punto di vista. Certo, abbiamo tante cose da far conoscere poi del nostro paese. Francesco, ti vedo pensieroso. No, anche a te però vorrei fare la stessa domanda. Non pensare che me la sono dimenticata. Tu quanti voli hai preso? Quanti viaggi ti sei fatto? No, molti, per i miei gusti molti. Decisamente meno di Stefano, perché ho la fortuna di insegnare a Genova, quindi... Prendi il treno. Molti più treni, però lo amo di più. Io sono attaccata alla terra, il mio segno zodiacale di terra, quindi rimango anche quello suo, per altro. E devo dire anche che per mia natura, proprio adesso non so, più invecchio e più ogni volta che parto è sempre una sofferenza. Poi adoro, poi quando arrivi a destinazione sei contento. Sì, destinazione, anche in viaggio, ma proprio il momento di uscire dall'uscio di casa è un momento non drammatico, ma... Sofferto. Sì, un po' sofferto. In conflitto. Sì, ma perché abbiamo, sia io che Stefano abbiamo viaggiato dall'età di 12-13 anni, appunto... Anche abbiamo lasciato casa molto giovani, io avevo 13 anni quando sono uscito di casa per studiare il violino, e quindi è chiaro che probabilmente c'è qualche legge di compensazione, sono abbastanza legato a... Però ovviamente la vita del musicista è tutto l'opposto, quindi è una battaglia senza speranza. Certo. E giochiamo ancora un po' allora, facciamo i giudici, no? Perché siamo in televisione, quindi se dovessi giudicare Stefano, che cosa diresti? Che voto gli daresti per il suo impegno artistico quest'anno? Ovviamente non quello di docente, che abbiamo visto gli ha dato anche tante soddisfazioni. L'impegno artistico in generale come interprete, sì, come performer? Sì. Beh, come performer secondo me anche il 10 gli si può dare tranquillamente, ma non lo dico da fratello. Lo dico alla persona che non è particolarmente appassionata del flauto, anzi, ma che, annovera Stefano assieme a un altro grande che abbiamo avuto l'onore anche di ospitare, Peter Lukas Graf, tra i musicisti che riesce ad ascoltare, che suonano il flauto. E quindi per me... Ciano va male. No, direi che è un grande complimento. Stefano, invece tu che voto daresti a Francesco? Beh,
default gli do un 10 per tante cose, non solamente per gli aspetti artistici, ma per gli aspetti intellettuali, che sono per un artista forse le cose più importanti, la capacità, la curiosità, la capacità di proporre repertori nuovi. Questo per me è il valore più importante oggi, quindi un 10 e lode abbondante. Andiamo al rincaro. Facciamo a gara chi si sbierina di più. No. Veniamo al nostro festival. Il tema di questa edizione è un tema molto molto attuale, un tema al centro di molti dibattiti a livello proprio internazionale, ed è l'ambiente e l'ecologia. Parte da un presupposto fondamentale che è quello della salvaguardia dell'ambiente e poi soprattutto un'altra cosa importante. Abbiamo vissuto l'anno scorso, e questo è stato poi il fatto scatenante, in realtà non è stato questo, perché il progetto di questa tematica parte da Francesco ben prima, però l'anno scorso abbiamo vissuto una delle estati più terribili a livello climatico, anche per la Valtellina. Abbiamo visto i ghiacciai in crisi, abbiamo visto personalmente lo Stelvio con i crepacci aperti e abbiamo visto una Valtellina che stava cambiando. E questo per me, questo è stato scatenante per me, perché da quando mi ricordo io la Valtellina, io non ho mai visto la siccità, né ho mai visto una Valtellina in crisi d'acqua come l'anno scorso. Questo è quello che abbiamo visto, la cascata che si vedeva dalla Val di Lento l'anno scorso era quasi secca. E vedere questo è stato un grandissimo dolore interno. Per questo abbiamo voluto rimarcare ancora di più, non che ce ne fosse bisogno, ma la necessità di un'attenzione per l'ambiente, un'attenzione per quelli che sono gli aspetti della salvaguardia di qualcosa. Quindi, adesso Francesco aggiungerà sicuramente di più, però immagino che quando io penso a questo nome ecologie, vediamo questo straordinario dipinto di questo giovane, lo metto a favore di telecamera, questo dipinto è di Nicolò Gaburro, un giovane artista che ha pensato a Eco, all'interno di un sole scintillante in forma quasi art déco, e questo per ricordarci un'altra cosa, la formazione del termine ecologie con eco e logie, in qualche modo volere apprendere. Diciamo, le origini delle due parole non sono uguali, è solo un puro coincidenza italiana e trasformazione lessicale che fa sì che eco ed ecologia abbiano la stessa assonanza, perché ecologia viene da oikos, casa, mentre eco appunto è il nome della ninfa greca appunto che abitava i boschi. E che qui è ben rappresentata. Sì. Sì, direi che qui è magnificamente rappresentata. Io sono molto felice di questo contributo. Di questa cover. Sì, molto bella. Questa è veramente qualcosa di straordinario. Sì. Ed è anche la prima volta che viene rappresentata con un'immagine di questo tipo, no? Sì. Il festival. Sì, c'è un cambio di stile, sì. Dopo alcune quattro copertine, diciamo più sbarazzine, certo, più giovani, ironiche. Il richiamo al territorio con la campanella. Sì. Comunque la donna, il volto femminile. Sì, certo. Madre, si parla anche di madre terra, no? E poi ci sono tutti i colori della terra. I cicli della luna, esatto. I cicli lunari, anche questo. Ovviamente ecologia e varie cose. Io ne parlo nell'introduzione. Uno degli elementi che ha ispirato è l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, dove appunto lui richiama l'attenzione di tutti noi sulla necessità di guardare all'idea di ecologia, al problema di ecologia come qualcosa di particolarmente complesso e una serie di problemi integrati e quindi che richiedono una soluzione integrata. Quindi anche il declinare al plurale ecologia, quindi in ecologie, è un voler richiamare attenzione che ecologia è non buttare il pezzo di carta per strada, il chiudere il rubinetto al momento giusto, ma vuol dire anche c'è un'ecologia della mente, un'ecologia dello spirito, come dice il Papa,
c'è un'ecologia culturale, un'ecologia sociale, un'ecologia politica e un'ecologia economica. Tutte queste cose hanno bisogno di essere intrecciate, devono trovare una soluzione olistica. Ecco, questo sarà anche tema oggetto di una conferenza di cui parleremo tra poco. Ma Francesco, questo sarà come sempre un festival dove si esibiranno una serie di artisti di fama internazionale che dovranno declinare i loro interventi in chiave certo. Ecologica. Noi abbiamo posto la questione, il tema agli artisti, le soluzioni, diciamo, le proposte sono varie, diverse, alcune strettamente attinenti proprio, hanno preso alla lettera la cosa, penso per esempio alla partecipazione del coro Celestino Ecker, che avremo anche qua a Livigno, sono felicissimo di questo, che appunto presenterà questa operina L'altra faccia della luna, e la storia, mi raccontava ieri la loro direttrice del coro, la fantastica Marcella Endrizzi, è la storia di questa scolaresca che lascia la terra, sofferente, e va appunto va in questo volo interplanetario, incontra un capitano, insomma, e costruisce un mondo migliore. Ahimè, questo mondo migliore lo può costruire fuori dalla terra, perché ormai il tempo, insomma, si è passato quella soglia di non ritorno, per cui la terra va lasciata andare alla deriva. Ecco, il tono poetico dei bambini, avendoli visti l'anno scorso, è stato uno dei concerti più belli del festival, che già dire, perché abbiamo avuto veramente grandi concerti nel 2017, e mi fa pensare che sarà una cosa leggera, però l'argomento è veramente serio. E questo, per esempio, è una soluzione. Tanti contenuti, ma tradotti, sì, in maniera più lieve. Sì. Ecco, c'è una parte che cito nel testo introduttivo. Mi rifaccio a un passaggio della Terra desolata di Eliot, dove parla e dice, io adesso non cito letteralmente, non l'ho imparata a memoria, ninfa ci hai lasciato, dolce Tamigi, scorri finché il mio canto dura, non vedo mozziconi di sigaretta, non vedo pezzi di carta, non vedo bottiglie vuote, ninfe ci avete lasciato. Ecco, Eliot lo scriveva nel primo del Novecento, però il tema era già allora attuale, c'è qualche cosa che abbiamo perduto irreparabilmente. E quel qualcosa sono tante cose, certo. Non è una. Per esempio, ho pensato recentemente, perché mi sono incrociato, ero in una libreria e ho visto questo libro intitolato Voci. Quante voci di animali, di canti, abbiamo perduto irreparabilmente? E questa è un, come dire, mi rifaccio anche a una prima esecuzione assoluta di un compositore chiamata Il rumore del tempo, e questo è un rumore che copre voci che ormai saranno irreparabilmente ascoltate. Ecco, quindi la bellezza della musica, appunto, per citare Eliot, è il canto lieve che in un momento magico, metafisico, riesce a rendere il Tamigi dolce, e a farlo scorrere, quindi scorre in sincronia con il Tamigi, con il fiume, con la vita, con la terra. In quel momento riesce a fare intravedere all'uomo un'altra possibilità, e finché il canto va, allora forse c'è speranza. Quando il canto smette, si ricontina con la spazzatura e con i problemi di tutti i giorni. Quindi certo. La musica e l'arte, tutta l'arte, hanno questo potere di farci vedere un'altra prospettiva. Un'altra faccia. È anche il dovere, forse, no? Perché certo. Ecco, poi tra l'altro è anche proprio un tema talmente attuale che proprio oggi su un noto quotidiano, che è il nostro quotidiano di riferimento, vi era un articolo che parlava dei nostri mari e che sono invasi dalla spazzatura, e hanno appunto fatto questa indagine, questa pulizia dei mari, a cominciare da Trieste, dove sono stati recuperati
i rifiuti più incredibili e più grossi, e poi vabbè, dicevano non solo lì, ma un po' ovunque, no? Quindi al di là delle Certo. nostre bandiere blu e dei nostri vanti, i fondali dei nostri mari sono sporchi. Una persona, una qualsiasi persona, quando pensa alla bottiglia di plastica, non pensa all'effetto della bottiglia di plastica. Quando ormai tutti noi sappiamo che al largo nell'Oceano Pacifico c'è un'isola di plastica lunga 300 km, larga 200, dovremmo un po' riflettere su quello che stiamo combinando. E questo significa che pensare al materiale, pensare al contingente senza più avere una prospettiva, che è la capacità della salvaguardia delle nostre stagioni in termini ciclici, cioè qualcosa che nasce, che deve essere portato avanti e che poi morirà per poi rinascere. Questo noi l'abbiamo perso nel momento in cui abbiamo perso il contatto reale con quello che era anche la sola cosa banalissima di una bottiglia di vetro. Bastava pensare alla materialità di una bottiglia di vetro e la immaterialità della leggerezza della plastica. A quel punto noi abbiamo perso un aspetto che è fondamentale, il peso di qualcosa che tu sai che verrai utilizzato, mentre la leggerezza della plastica che non sai più cosa, che fine farà. Eppure l'hai appena usata e l'hai consumata. E questo effettivamente è un aspetto terribile E da lì che, deve partire la pulizia certo, dobbiamo ripartire della dalle nostra cose più semplici. Sì. mente, no? Quindi dobbiamo L'ascolto. rielaborare il pensiero Sì, assolutamente. per evitare di arrivare poi senza pensare ad agire in questo modo, perché poi alla fine siamo dentro questo tourbillon e Esatto. nessuno si ferma a riflettere, no? O raramente, anche perché quando acquistiamo all'interno di un supermercato. Nessuno ci viene a dire che cosa succederà di quel Facciamo involucro. fatica comunque, siamo Ci hanno più. diseducati così. C'è un bellissimo libro scritto da un autore americano intitolato Le abitudini. E l'ho letto con molto interesse perché mi interessa l'argomento, l'abitudine. In fondo è il nostro destino, le nostre abitudini sono il nostro destino. E spiega quanto è difficile cambiare un'abitudine. Una teoria vuole che se tu riesci a ripetere la stessa azione minima per 45 giorni, quella diventa un'abitudine, quindi un'abitudine può essere buona o cattiva, cioè è solamente Certo. uno strumento. Beh, io sto facendo degli esperimenti, piccolissimi gesti. Beh, posso testimoniare che è difficilissimo, fare piccoli, Cambiarli poi. cambiare anche un piccolissimo gesto come, che ne so, scrivere prima di andare a letto Lo un stesso gesto pensiero. ripetuto 1.000 volte diventa Un perenne, destino, un esatto. destino segnato. Tragico, Sì. o fortunato, quindi la Quindi fortuna. speriamo che quel gesto sia giusto e non sbagliato, Assolutamente. che sia un percorso, perché altrimenti è un dramma. Assolutamente. Io penso che un gesto sicuro che sia virtuoso è quello appunto di fruire l'arte o leggere di cultura, essere immersi nella cultura. Quello sicuramente non danneggerà mai. Il Di sapere. sapere, sì. E a proposito di sapere, lo abbiamo già citato marginalmente, sarà un viaggio nel sapere il concerto che proporrete al Vigneault il 3 di agosto, che è già in parte The Gonfiabani citato, Vanity. perché Sì, dopo. certo. Abbiamo avuto questi straordinari ragazzi Hanno chiuso l'edizione 2017 del festival a 2017. Taresivio. È stato un concerto E incredibile, straordinario, memorabile. sì. Avevano presentato The Golden Vanity perché il tema dell'anno scorso era il viaggio, però si presta anche quest'anno. In fondo, The Golden Vanity parla di questo marinaio che si eroico che si lancia, è una nave da guerra, si lancia appunto eroicamente all'attacco di un'altra nave e contribuisce alla vittoria del suo vascello, però poi viene Abbandonato, abbandonato in mare viene fatto dal morire capitano, viene dal fatto morire, capitano della una Golden storia Vanity. molto triste. Però anche qua ha a che fare con ecologia, che in fondo ecologia è anche una forma di etica. E affianca a questo pezzo che i bambini hanno saputo veramente magicamente ricreare con uno spirito, pur appunto narrando una storia forte, con uno spirito con una leggerezza veramente entusiasmante, verrà
eseguito di Enrico Mia Roma, del compositore Enrico Mia Roma, anche un importantissimo direttore di coro, oltre che compositore e didatta, appunto l'operina L'altra faccia della luna, su testo di Giuseppe Cagliari. Come dicevo prima, che vedrà l'apertura del festival in Val di Dentro, la chiesa di Pedenosso, che si chiama Dall'alba al tramonto, e particolarissimo concerto perché abbiamo il piacere di avere l'orchestra Rossini di Pesaro diretta da un grandissimo direttore d'orchestra italiano che è Giuseppe Grazioli, amico del festival, perché comunque una persona con la quale abbiamo, siamo in costante contatto per quanto riguardava proprio la programmazione, e estasiato, felicissimo di venire ad aprire questo cartellone che lo vedrà anche alla Buia in Monte il 2 di agosto. Anche questo è una cosa, lo stesso programma. Veramente siamo felicissimi di poter avere Giuseppe con noi. Solo per dire, giusto per dare un quadro, intitolato Dall'alba al tramonto, non si pensi all'alba, si può pensare all'alba, perché sono pezzi tutti di autori nord europei, tre inglesi e un norvegese, caratterizzati, il pezzo di Elgar e il pezzo di Britten, caratterizzati da uno sguardo retrospettivo, nel senso che nella maturità rielaborano opere della loro giovinezza, ispirate anche ai canti folcloristici e folclorici. Quindi, come dire, c'è un'alba proprio dell'umanità, no? I canti popolari sono proprio, testimoniano la vita spirituale, la vita artistica di un popolo fin dai primordi. C'è un'alba soggettiva, l'alba del compositore giovane, e poi c'è un percorso che ci porta verso un tramonto e che nel caso inevitabile. Assolutamente, nel caso nostro qua del programma, Holst, che scrive pochi anni prima appunto del suo tramonto terreno, questa sample suite che è dedicata ai suoi studenti appunto di questa scuola, di questo college inglese, molto in cui la musica è un'istituzione importantissima. Andremo poi a Bormio. Un concerto un po' più breve rispetto a quello di Livigno e vede solo la seconda parte del programma, sempre con il coro di Voci Bianche e Celestino Ecker, e sempre la musica di Enrico Mia Roma. Poi invece mi soffermerei sul concerto del 5 di agosto, perché è la prima volta che il festival arriva al ex rifugio del Gaia, quindi è anche qualcosa di particolarmente interessante per noi, e soprattutto fa vedere un ritorno di collaborazione con il Parco Nazionale dello Stelvio e con uno dei vari appuntamenti che terremo con loro, che nei termini della collaborazione, della salvaguardia del territorio, vedrà la presenza dell'ensemble di percussioni del Conservatorio di Como. Questa è un'altra bella collaborazione, con delle musiche quasi tutte del Novecento, quindi vede con musiche di Sollima, che è questo famoso violoncellista, piuttosto che Emily Bynon, che altri grandi compositori. Quindi un repertorio particolare con tanti strumenti a percussioni all'aperto a 2560 metri circa di quota. Sì, ecco, vorrei dire riguardo a questo che Paolo Pascolin è uno dei più grandi percussionisti italiani, e che la classe di percussioni del Conservatorio di Como è sicuramente tra le migliori. Quindi qua sì, ci troviamo di fronte a degli studenti, ma sono degli studenti di un livello veramente altissimo. Sì, sì. Il giorno dopo siamo a Grosio e abbiamo l'Academy Winds, che include alcuni musicisti attualmente nell'Accademia della Scala. Esatto. Quindi in realtà l'ensemble si è formato proprio all'interno dell'Accademia della Scala, e
questi ragazzi, perché sono ragazzi, ma in realtà sono già tutti professionisti, molti di loro sono sotto contratto per grossi enti e alcuni in questo momento sono in tour in Cina con dei loro ensemble. Il cronista proprio mi ha mandato un messaggio ieri dicendo che si trova a Pechino per lavoro. Il giorno dopo siamo a Val di Sotto, alla chiesa di Santa Lucia, e ripetiamo lo stesso programma con gli Academy Winds. Abbiamo la fortuna di avere il fantastico pianista Michele Pentrella, che dovrà collaborare con il sottoscritto, poverino. E che cosa proponiamo? Proponiamo l'8 in Val di Dentro, alle Ferriere Cornelliani, il 9 a Teglio, presso la bellissima chiesa di Santa Eufemia. Il programma intitolato Primavere. Che cosa facciamo? Esploriamo l'idea della primavera nel repertorio per violino e pianoforte. Quindi proponiamo tutta una serie di composizioni. Propriamente il concerto di Vivaldi, La primavera dalle quattro stagioni, non è per violino e pianoforte, ma ve lo proponiamo in una versione per violino e pianoforte. E da lì, partendo da questa genealogia, facciamo una genealogia della primavera in musica e poi andiamo avanti toccando Beethoven, Milhaud, Boulanger, e alla fine proponiamo, credo che sia la prima esecuzione italiana, questa sonata di un autore completamente sconosciuto russo del primo Novecento, ma affascinante, veramente affascinante, che si dovrebbe pronunciare Aleksandr Fyodorovich Gedike, intitolata questa sonata in La, intitolata anch'essa La Primavera, quindi sarà tutto un concerto primaverile in piena estate. E il 10 agosto siamo a Valfurva, chiesa di San Nicolò, e l'11 al Teatro Bernina di chiesa Valmalenco. Con un serioso ma non troppo, esatto. Questo titolo... Ma volevamo, siccome abbiamo... la fortuna, l'onore di avere i solisti di Sofia, che è una delle più ci hanno proposto questo programma interessantissimo, ossia una sonata di Rossini per archi in celebrazione del bicentenario rossiniano, e il quartetto serioso di Beethoven, quindi una giusta posizione. È un allegro. Una lettura. E l'ultimo è in fondo, è quello veramente che si lega di più al tema, nel senso che Grieg in tutta la sua produzione guarda la natura, guarda il patrimonio, al retaggio ancestrale, ovviamente lui guarda al suo retaggio ancestrale, ossia quello norvegese, ma in fondo è la storia di ognuno di noi, per quanto possa essere locale, nazionale, è la storia dell'umanità. No? Nel nostro piccolo c'è la storia dell'umanità. Nella musica di Grieg possiamo riscontrare le fragilità, le speranze, le delusioni di ognuno di noi, e quindi è un programma che sarà godibilissimo, sarà ad altissimo livello, i solisti di Sofia li ascoltiamo nei più grandi teatri del mondo, quindi io penso che valga la pena venire a ascoltarli. Poi, siccome il festival è itinerante e si chiama Festival della Valtellina, poi arriverete nella stupenda Basilica di Tirano. Esattamente, questa volta invece di essere fuori dalla Basilica come è successo negli scorsi anni, portiamo la musica dentro, e con questo titolo, Il ciclo della vita, morte e risurrezione, perché partiamo sempre con i solisti di Sofia, ma questa volta partiamo da un presupposto quasi sacro, e quindi abbiamo la toccata e fuga di Bach nella versione orchestrale, e poi un pezzo che è La morte della fanciulla di Schubert. Quindi ecco che morte e risurrezione nei termini fisici, sia della morte della fanciulla come anche della risurrezione nel guardare a Dio con Bach, che forse è il più grande compositore
spirituale che noi abbiamo mai avuto. Credo che sia il compositore che meglio ha saputo tradurre in musica quelle che erano le spinte verso l'alto, e quindi ecco che la risurrezione in termini di fuga, che poi la toccata in fuga è un pezzo famosissimo, quindi questa volta non con l'organo, ma bensì con un'orchestra d'archi. Il festival da sempre propone location molto suggestive, e suggestiva lo è sicuramente quella che avete scelto per il concerto del 13 di agosto, stiamo parlando dell'Alpe Boron. Lassù sulle montagne è il titolo sì. Sandir. Sì, ormai è diventata una, come dire, una bella tradizione questo concerto, come anche quello di Tirano, come anche quello di Stelvio Livio, che vede la presenza in alta quota del festival. Diciamo che quest'anno i picchi che tocchiamo sono tre, dal Bernina per passare al Boron, per passare allo Stelvio, siamo su tre quote molto, molto interessanti. Quindi lassù sulle montagne inizia con una bella montanara di Atalli e prosegue con una serie di fanfare per corni, per ensemble di corni, ed è una cosa che gli ottoni in alta quota mancavano da 2 anni. Quindi abbiamo voluto in qualche modo ricordare diciamo le caratteristiche delle Alpi, perché nelle Alpi nasce il corno delle Alpi, e quindi ci sarà anche una fanfara dedicata all'Alpenhorn, c'è un pezzo che è chiamato, credo che Sinfonia per corno d'Alpe, quindi e devo dire che sono molto felice che ci sia questo ensemble di corni dedicato a Giovanni Punto, con cornisti italiani di grande livello, cioè cornisti, certo, che suonano... Si passerà da Handel a Beethoven, addirittura alle musiche di Ennio Morricone. Sì. Ma il concerto all'Alpe Boron è tradizionalmente un concerto, come dire... Fruibile. Fruibile, gioioso, nell'accezione più nobile del termine, disimpegnato. Nel senso, non corrucciato, non dobbiamo ragionare sui massimi sistemi, dobbiamo semplicemente godere. Del panorama, godere della compagnia, godere anche del buon cibo e della musica. E il pubblico in generale non è partecipe, ma è protagonista, perché poi a un certo punto c'è questo dialogo sempre aperto con i musicisti, che è quello che rappresenta meglio forse l'esigenza del pubblico di sentirsi parte di questo gioco bellissimo che è il concerto. Poi il concerto può avere vari differenti luoghi nei quali essere svolto, ma soprattutto la cosa importante è l'essere sociali, quindi l'essere insieme e godere di un momento, come diceva Francesco, straordinario. Ecco, naturalmente anche questo verrà riproposto, sempre ad alta quota, che insomma è una prova anche di resistenza fisica e mentale. Siamo molto curiosi di vedere anche cosa succede. No, ma veramente resistono, sono bene, bravissimi. Resistono tutti molto bene. Questa volta devo dire che il festival in qualche modo, il concerto di Stelvio è un concerto storico, nel senso che è un concerto di quelli molto attesi e molto seguiti, e quest'anno per la prima volta abbiamo invece il patrocinio della provincia di Bolzano, della provincia autonoma di Bolzano, che ha guardato con interesse le attività che facciamo e speriamo in una futura collaborazione del territorio. Credo che ci sarà sicuramente un buon dialogo tra le due province, quella di Sondrio e quella di Bolzano. Nello stesso giorno, presso l'Auditorium delle Terme di Bolzano, avremo il quartetto Viotti, che presenterà un programma per flauto e trio d'archi. Ovviamente il flautista l'abbiamo qua, uno degli archi sono io. E quindi proporremo un quartetto di Viotti, giustamente ci portiamo il nome ed è giusto che lo si proponga, Mozart e il Don Giovanni, e un quartetto originale di Mozart, un quartetto e trascrizioni dal Don Giovanni, e poi un quartetto di Mercadante, in la minore, esatto. Quello sarà un momento di congiunzione, nel senso che nei concerti seguenti membri del quartetto, membri del gruppo Giovanni Punto, quindi due cornisti. I due cornisti
Marco Venturi e Claudia con Dam Angelo, e i membri del quartetto Viotti che si trasformeranno in Umbre Ensemble, non chiedetemi come non... queste magie alchemiche di io sarò una trasformazione, lui uscirà dal quartetto, si uniranno per eseguire il 16 agosto a Tresivio, il 17 agosto qui a Livigno, il 18 agosto siamo a Poschiavo, un programma bellissimo, veramente bellissimo, che propone il divertimento numero 17 in re maggiore di Mozart, per corni e archi, e uno scherzo musicale in fa maggiore, che è un pezzo divertentissimo. In questo pezzo Mozart si diverte a descrivere un gruppo di musicisti ubriachi di paese, che suona in un'osteria. Quindi il titolo infatti è Ein musicalischer Spaß. Esatto. Ed è tutto un programma, cioè ci sarà da sghignazzare dall'inizio alla fine. E saremo in questo caso, per esempio, a Livigno, nella chiesa di San Rocco. Esattamente. Esatto. Quindi sarà sicuramente un bellissimo concerto. Sì, sì, penso proprio di sì. Vi aspetteremo, no? Ecco, esatto. Già lo scorso anno, in quella bellissima chiesa, avete proposto un concerto straordinario. Assolutamente, con Traili. Con Traili, ecco. Il 18 invece siamo a Poschiavo. A Poschiavo, a Museo Casa Console, lo sottolineiamo intanto per il valore culturale del museo, in quanto appunto è un, come dire, è un custode dell'arte pittorica tedesca del Romanticismo, ma anche perché è un partner veramente di lunga data del festival, certo, al quale teniamo molto. Sarà anche l'unico concerto a pagamento del, esatto, festival. Esatto. Ovviamente il contesto svizzero è diverso dal contesto italiano, certo, e il museo ha bisogno di un questa sostegno, pratica. Esatto. Esattamente. Però insomma siamo solo al 19 di agosto e ci saranno ancora due settimane piene di grandi concerti. Come li vogliamo sintetizzare? I prossimi? Sì. Altissimo livello. Sto guardando quello seguente, quindi così ovviamente penso che, sì, dobbiamo muoverci con velocità, no? Quindi altissimo livello, divertimento e l'energia della gioventù, perché a breve, ovviamente il 19 abbiamo gli Archi della Bellagio Festival Orchestra, quindi un altro concerto importante, sì, diretto dal maestro Alessandro Calcagnile, un'altra bacchetta direttoriale tra le emergenti in Italia, da guardare. Ed è, vuole essere anche questa una festa della musica, essendo in una chiesa proporrà musiche, diciamo, classiche, abbastanza, come dire, musiche classiche, comunque con una certa autocontrollo, diciamo così. E poi dal 20 inizia un momento specifico, che è quello della Masterclass, dove i ragazzi arriveranno in Val di Lento il 19 e dal 20 inizieranno tutta una serie di attività che li vedranno sia impegnati a livello di studenti che poi di artisti. Il 20 sera saremo a Castellan de Venno con un titolo molto carino che è Atala de Ser, fare tardi oppure il tramonto, a seconda di quello che si voglia definire in spagnolo, e con Omar Acosta, che l'anno scorso è stato uno dei protagonisti del festival con un grandissimo successo sia alla Ferriera Corneliani che al Querch, e che quest'anno sarà con il suo ensemble, con quella straordinaria ballerina che è Nuria Casorla, nonché che è sua moglie tra l'altro, per inciso, sia a Castione che in Val Furva. Quindi diciamo che da quel giorno in poi inizieranno una serie di attività che sia a livello didattico con la masterclass che a livello di festival sono praticamente a ritmo sostenutissimo, se non addirittura serrato, fino a, certo, arrivare a due o tre concerti in un singolo giorno. Ecco, la fine della masterclass, le altre note, verrà proposta il 31 agosto. Esattamente, il 31 di agosto con la consegna, noi lo definiamo il concerto di gala, con consegna dei primi ai ragazzi meritevoli. Come ogni anno abbiamo delle borse di studio, date anche dal Rotary Contea di Bormio,
Orietta Periotticei, la famiglia Periotticei con un premio specifico per i violinisti, il premio Giovanni Bauer con un flauto in argento per il quarto anno consecutivo dato da questa grande azienda. Poi avremo le borse di studio Enzo Rai, insomma c'è molta solidarietà da parte di chi guarda la masterclass nei riguardi di questi ragazzi che sono il nostro futuro e mi fa piacere per esempio adesso citare i tre ragazzi che l'anno scorso sono stati diciamo assegnatari del premio Le Altre Note, perché oltre alle borse di studio, oltre all'aspetto economico, oltre all'aspetto materiale dello strumento, ci sono dei ragazzi che poi entrano di pieno diritto a pieno diritto nel festival come artisti, quindi si chiama Gabriele Sardo, Davide Ambrosini e Emanuela Pinto, clarinetto, quindi due chitarristi e un clarinettista che saranno anche prossimamente su Radio 3 a presentare il festival in una delle ultime trasmissioni di Piazza Verdi. Ecco, naturalmente grandi docenti, oltre a voi anche altri maestri. Però insomma vorrei anche velocemente ricordare che il festival sarà anche un'occasione per appunto riflettere, quindi vi saranno una serie di appuntamenti culturali come la conferenza che abbiamo citato prima ma su cui poi non siamo più tornati con Monsignor Caelli. Appunto sì, ci parlerà dell'enciclica, il punto di partenza sarà quello. Siccome Monsignor Caelli è veramente in inglese un inquisitive mind, è stato veramente come possono essere solo i grandi, è disposto ad abbracciare gli altri. Ecco che a fianco a Monsignor Caelli ci sarà Marco Casa e dialogheranno sull'argomento, quindi avremo anche visione laica richiesta da Monsignor Caelli. Ci sarà un contrappunto musicale e presenteremo appunto la prima esecuzione assoluta, quindi vedremo la prima assoluta del Rumore del Tempo di Matteo Musumeci, questo compositore molto importante italiano. E si partirà appunto dall'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, e si ragionerà sulla necessità di ascoltare le vibrazioni della Terra. Appunto, è una considerazione sul tema del festival. Noi invitiamo sempre una personalità forte della cultura a ragionare su questo argomento, appunto perché la musica deve essere coadiuvata dalla parola, dobbiamo trovare modi di guardare al fenomeno in maniera olistica, integrale, no? Bene, quindi direi che insomma questo festival sarà ancora una volta un viaggio da non perdere, no? Un treno su cui salire per cogliere l'occasione per riflettere e per vivere grandi emozioni. Per divertirsi, perché no? Per divertirsi. Riflettere non esula da un aspetto anche giocoso del vivere l'arte. Quindi viviamo insieme con gioia e riflettendo su quello che potremmo o che possiamo davvero fare per il nostro ambiente, per la nostra ecologia. Sì, d'accordo. Combattere per i valori non è antitetico a sorridere o a gioire. Si può essere gioiosi e combattere per i valori. Io credo che oggi leggere un libro, ascoltare un concerto, andare ad una mostra è un atto di resistenza che va fatto. È anche un'occasione comunque di divertimento, come diceva. In primis, sì, appunto. Certo. Assolutamente. Bene, io ringrazio i maestri Parrino e quindi ringrazio Francesco. Grazie. Stefano. Grazie mille. Ci rivedremo presto, il tempo scorrerà veloce, primo appuntamento il 1° agosto. Anche a voi, da casa che ci avete seguito, a venerdì prossimo.